Ok, salve a tutti, Marco da Bangkok. La prima è andata male, ma vediamo la seconda se salta o riesco a farla. Allora, niente, il titolo dice tutto, il dollaro in coma terminale è perché tantissime nazioni di grosso calibro a livello mondiale, voglio dire, non stanno facendo nient'altro che seguire il naturale corso di eventi, che è quello cioè di cercare di chiudere grossi accordi. Non solo proprio, cioè in Asia, ma proprio con l'asse sino-russo nello specifico, quindi o accordi con la Cina o con la Russia, quindi accordi che possono essere non solo militari, ma anche accordi tipo tecnologici o a livello energetico, insomma, ora ne stanno succedendo veramente tanti. Ho innanzitutto una premessa: a chi mi chiede le prove, ogni cosa, le prove, o che dice che io sono un visionario, ragà, cioè tutto quello che dico io, se non mi credete, andate su Google e trovatelo. Cioè, in Italia io non so come vi informate sul Corriere dei Piccoli o su Topolino, ma cioè, le notizie che dico io le sanno in tutto il mondo, solo in Italia non le sanno. Allora, iniziamo dalle nazioni di cui vi parlavo prima, la Turchia. La Turchia pochi mesi fa ha chiuso un grosso, veramente grosso accordo a livello militare, di fornitura militare con la Russia. E questo è un altro segnale, come sto dicendo appunto, che il dollaro è in coma, perché che tutti quanti stanno scaricando il petrodollaro o la NATO dal punto di vista militare o tutta l'asse Federal Reserve, Wall Street, cose, quindi tutti quelli che sono questi accordi. Cioè, ragazzi, allora, perché vi ho detto subito? Sì, la Francia per esempio, quindi questa, poi chi mi chiede le prove, cioè ragazzi, siete intelligenti, fate le vostre ricerche, andate a vedere se ciò che dico io è vero. È vero o no? Come l'ultimo accordo da 400 miliardi siglato tra Russia e Cina. Raga, è una cosa che sta sotto gli occhi tutto, che volete, mo vado io a Pechino, vi porto una copia del contratto, non lo so. Cioè, informatevi, perché le notizie ci sono, purtroppo, specie in questi campi economico o di accordi internazionali, non viene detto niente, però io vi faccio, nei miei limiti vi dico io un altro po' di cose. Quindi, a parte la Francia, le grosse nazioni che, come dico io, saranno costrette ad abbandonare il petrodollaro, l'asse del Bretton Woods anglo-americano, per dire, oltre, non so, per dire, alla Francia, che per dire, non so come dire, non è una grossa perdita, per dire, anche se la Francia è una delle tre nazioni degli accordi del Bretton Woods, ma ovviamente, non so come dire, le istituzioni internazionali, tipo l'International Chamber of Commerce, rimarranno in Francia, mica se, cioè, se la Francia esce dagli accordi, non so, anglo-americani, qui mica vuol dire che queste cose finiscono. La cosa che farà la Francia invece che conta più è quella di riportare in casa la sovranità nazionale, perché adesso la sovranità nazionale militare non è della Francia, non sta in Francia, ma sta alla sede della NATO, così come quella economica sta a Bruxelles, e quello vuole fare la Francia, si vuole riappropriare la sovranità nazionale. Ma i colpi più grossi arriveranno da altre nazioni con economie, cioè di calibro veramente mondiale, sto parlando appunto di nazioni importantissime come Germania, Turchia, Giappone e Arabia Saudita. Vabbè, senza farla breve, iniziando dalla prima, cioè la Germania è stata quella più intelligente in tutta Europa, che sta stringendo grossi accordi con la Cina, ma da tantissimo tempo. E ovviamente poi, per dire, il 30-40% dell'energia tedesca arriva dalla Russia, quindi la Germania l'ultima cosa sognerebbe di fare delle sanzioni contro la Russia, da cui compra quasi metà del suo gas di livello nazionale. Mentre l'altra cosa intelligente che fa da tanto tempo la Germania è quella di esportare la propria tecnologia in Cina, e questa, tra parentesi, è una cosa che dovrebbe fare l'Italia. Signori, l'Italia abbiamo dei fior fiori di ingegneri, settore meccanico, ambientale, energetico, e che facciamo? Non stiamo ancora a fare accordi con la Cina, con l'Indonesia, con l'Iran, col Giappone sulle tecnologie. Noi dovremmo esportare gli ingegneri italiani, le tecnologie italiane, invece i politici, quando vengono qui in Cina, in Thailandia, in Giappone, si vendono a vendere il Colosseo, veramente siamo arrivati veramente ai livelli dei film di Totò. E quindi la Germania e la Francia, ecco, ha capito questo, che se vuole fare degli accordi positivi a livello nazionale in settori economico, militare, ma più che altro economico, energetico, telecomunicazioni, qualsiasi cosa, non deve mandare a Pechino il rappresentante europeo di Bruxelles, ma lo deve fare in prima persona. La stessa cosa deve fare l'Italia. Siamo noi che dobbiamo andare lì personalmente e fare gli accordi direttamente con Cina, Iran e Indonesia. Ci mandi quelli di Bruxelles, i soldi se li tengono loro, e a te ti arrivano solo le briciole, se ti va bene. Poi passiamo a un altro per esempio, sì, è la Turchia. Ragazzi, la Turchia è uno veramente dei colossi mondiali sotto tanti punti di vista, perché
è uno dei mercati del loro più importanti del mondo, anzi, esclusa l'Asia, è sicuramente il mercato del loro più importante al mondo e vedrete presto anche grosse novità in Turchia, mo non ve le dico perché sennò iniziate a fare domande, ma la Turchia è uno di quei grossi, e la Turchia, come ho detto prima, ha già chiuso un grosso affare a livello militare di fornitura con la Russia. E quindi, ovviamente, come ho detto prima, cioè, volente o nolente, è impossibile non fare affari con la Russia o con la Cina. È veramente impossibile. La Cina, sì, tanti pensano alla Cina, ovviamente sì, una nazione da 1,7 miliardi di persone, ovvio che è un mercato appetibile anche per uno ha una ditta che fa stecchini o anelli per tendine da doccia. Ma l'altro mercato molto interessante è quello, ed è la Russia, è il mercato della Russia. Ragazzi, la Russia c'ha solo 200 milioni di persone, ma c'ha già le infrastrutture per coprire grossi accordi da subito, tutto quello non solo a livello energetico, militare, collaborazioni quindi a livello tecnologico, ma anche tutto quello che sono accordi a livello di, ecco, di telecomunicazioni, tutti gli appalti che saranno da fare in Russia. Ragazzi, è un invito a nozze per chi? Per la Germania, per l'Italia, per tutti. È un mercato appetibilissimo, infatti. Tu e poi, vabbè, poi torno sulla Russia e sulle altre appetibilità della Russia che sono da sfruttare, non lasciar perdere così. Poi per dire, la Turchia, ecco, vabbè, l'Arabia Saudita, ovviamente. L'Arabia Saudita, vabbè, qua sarebbe un lungo discorso. Sì, è stata l'opera, diciamo, di isolamento dalla Russia verso l'Arabia Saudita, ha funzionato alla grande. Quella del Kuwait, di isolamento del Kuwait, è il risultato, ovviamente, scusa, del Bahrain, sì, e del Kuwait, del Qatar, è risultata molto più facile una volta fatto l'isolamento all'Arabia Saudita. E che succede? Che l'Arabia Saudita, signori, non sarà costretta a vita ad accettare pagamenti solo in dollari, prima o poi anche lei uscirà da questo qua. Ormai le nazioni che accettano pagamenti che non siano in dollari, stanno centro e Sud Africa, Sud America, Brasile, Argentina le principali e quasi tutte le nazioni tipo quindi Cina, Russia, quindi a parte gli scambi commerciali che tipo non so, Cina, Giappone già avvengono in renminbi yen, Cina, Russia già avvengono in renminbi rublo russo, e anche quelli di quello che riguarda la vendita del petrolio, cioè sempre più, cioè l'Arabia Saudita può venderlo accettando qualsiasi currency. Anche l'euro, non so, qual è una decisione sua, come per dire l'Iran per esempio non accetta né dollari né euro, solo la stessa cosa ha fatto Gheddafi, gli hanno fatto la guerra, l'Iran la guerra non la possono fare perché sennò che prendono le scopole. Mentre ecco, la Turchia, cosa, l'Arabia Saudita, vabbè, la Germania, abbiamo detto, la Turchia, e quindi questa, qui ritornando, sì, ma l'appetibilità del mercato russo è una cosa veramente incredibile, le cose che sta facendo adesso, quindi come ho scritto nel mio articolo, benvenuti nell'era del petrorublo, perché ragazzi tutti gli accordi energetici, il BRICS, la banca del BRICS, gli accordi con la Cina, e cosa, ragazzi, in qualsiasi momento, non so come dire, il petrodollaro è morto, sta in coma totale, e il petrorublo non farà altro che fare, non so come dire, il suo ingresso, anche se non a livello ufficiale, ma non so come dire, i fatti sono quelli, così come il renminbi. Renminbi un po', adesso l'economia inglese la portano avanti il renminbi cinese e gli investimenti dalla Russia, quindi l'Inghilterra è un'altra nazione che non supporterà mai nessuna sanzione né alla Cina né tantomeno alla Russia. Di recente c'è stata un'altra intelligentissima mossa di Putin della Russia che è stata quella della riacquisizione delle percentuali della Gazprom e Rosneft, ma soprattutto la Gazprom, che erano di proprietà della British Petroleum. Putin ha fatto una cosa incredibile, senza toccare né la riserva di liquidi né la riserva aurea, è riuscito a ricomprare tutte le quote a un prezzo bassissimo e che ora già adesso valgono molto di più. L'ha fatto una mossa veramente da intelligentissima, veramente bellissima. Sembrava il film Trading Places, quello di Dan Aykroyd e Eddie Murphy, veramente, in italiano un biglietto per due. Grandissima la Russia su questo coso. Altre cose da dire, sì, vabbè, riserve, sì, alle riserve auree. Cina adesso, per dire, la tattica di destabilizzazione della Russia, abbassando il prezzo del petrolio, non funziona affatto, lo potevi fare 20 anni fa con Gorbaciov, come l'hanno fatto ed ha funzionato, ma se lo fai adesso, sappi che il dollaro crolla in un mese, mentre la Russia c'ha non so quanti mesi, c'ha riserve auree, riserve di cash, liquidity e riserve di liquidity straniere, che sicuramente se che fai prima i più danni al dollaro in un mese di tempo che non alla Russia in 3 mesi di tempo, quindi ormai non è. Anche George Soros ha già provato a destabilizzare la Russia con una bolla nel mercato dell'edilizia, cosiddette bolle del mattone, ma ha recuperato solo un mandato d'arresto internazionale, che prima o poi anche quello si trasformerà in realtà.
Un'altra notizia importante, ragazzi, sono state fatte le elezioni in Siria, Assad ha avuto solo l'88%, con un'affluenza del 77%, quindi questa è la... cioè, secondo voi, vi fa una domanda retorica, se Assad avesse veramente usato le armi chimiche o uccideva i suoi stessi civili, come dicono Cameron, Obama e tutti quelli là, avrebbe avuto l'88% dei votanti? Quindi questa è una chiara dimostrazione che tutta la propaganda, le barzellette, le fiabe che vengono raccontate nei telegiornali occidentali non funzionano. Vabbè, chiudiamo con questa cosa a volo prima che salta il video. Niente, il gold standard. Signori, lo so che a tanti non piace il gold standard, ma una cosa, è l'unica via per dare, non so come dire, un riequilibrio mondiale economico, che poi però può essere anche riequilibrato dopo, non è che non so come dire, si blocca là. È una cosa importante, a parte, non dico che è fondamentale, è meglio iniziare così, è la cosa più logica di tutte. E soprattutto però una cosa importantissima, l'introduzione di un gold standard, sia che una nazione introduce una moneta gold backed o che viene lanciato da una o più nazioni, un sistema internazionale con una moneta gold backed, ragazzi, questa cosa non vieta assolutamente che ci siano altre monete, cioè non so come dire, parallele o emesse dalla stessa nazione, o stesso gruppo di nazioni o da altre nazioni, che abbiano come collaterale non l'oro, ma per dire l'argento, per dire una cosa, anzi, non solo, ma anche che non sia una cosa, un metallo prezioso. Basti pensare ai sistemi economici usati da Cina e Libia, i cosiddetti land-backed economic system, cioè i sistemi economici basati sulla produzione della terra, quindi risorse che non sono solo petrolio, ma anche, per dire, l'Italia, noi abbiamo il vino, l'olio più buono del mondo, cioè solo questo si possono basare le economie, non è quello che dici, non è fantascienza, questi sistemi land-backed è stato usato da Cina e Libia, abbiamo visto gli ultimi decadi, abbiamo visto dove hanno portato. Il Giappone, non avendo niente di risorse interne, ha usato una specie di sistema chiamato il commodity based, che quindi appunto basato sulle commodity e non sulle risorse, abbiamo visto tutto il Giappone a che livelli sta. Quindi ragazzi, cose di più non sono fantascienze, è perfettamente dimostrabile, è già stato messo in pratica e già funziona. Vedete le economie del mondo, quelle che migliorano sono le cosiddette resource based economy, cioè le economie basate sulle risorse, su qualcosa di vero e non sulla fiat currency. Ovviamente sì, così introdurre un gold standard, non necessariamente introdurre un gold standard a livello mondiale, ma anche che un tot gruppo di nazioni emetta una moneta che sia gold back, che abbia il collateral euro, almeno da dare un po' di stabilità e di equilibrio mondiale. E poi le cose, insomma, vadano come vadano, che non è obbligatorio che imporre un gold standard deve sfociare in una guerra per loro. Si può anche trovare una pace, stare tranquilli e essere tutti ricchi, stare tutti bene, non è obbligatorio la guerra. Quindi il gold standard è possibile, è la cosa migliore per dare un riequilibrio mondiale che non rimanga fisso, ma che poi, e questo non vieta l'introduzione di altre valute. Non è che il gold standard sia esclusivo loro, si può lanciare anche basato sull'argento, si possono fare tante di quelle cose, purché siano cose reali e non carta emessa da JP Morgan, Federal Reserve, Banca Centrale Europea, eccetera. Ricordiamo sempre l'Immacolata Concezione. Vabbè, signori, questo era tutto, sì, ho detto tutto. L'isolare, la battuta, sì, l'isolamento verso Cina e Russia fatto dall'Occidente ha funzionato talmente bene che adesso l'Occidente è perfettamente isolato da tutto il resto del mondo. Cioè, isoli la Cina, isoli la Russia, isoli l'Iran, isoli l'Indonesia, alla fine ti rendi conto che gli unici isolati siamo noi. E abbiamo fatto bene, ce lo meritiamo, così questi criminali vanno in bancarotta, sta succedendo, e finalmente torniamo a come erano prima le cose. Vabbè, dai, chiudo tutto prima che salto tutto. Ciao a tutti, Marco Bonifacio da Bangkok, Fondazione Matt Bonifacio.